centro dell'area, il verso Becchi, arriva una mano di Cespoli che anticipa la linea di passaggio, poi schiaccia il secondo piede, esulta, sotto la curva, impazzisce Cespoli e impazzisce il palo a Serra di Migni, Esposito in campo. Amici di Dinamo TV, queste immagini vi giungono in diretta dalla Tisa Lighetti Sports Hall di Zolnok, Banco di Sardegna di scena in terra magiara per blindare il primo posto nel girone H di FIBA Europe Cup. 4 i punti di vantaggio da difendere per la squadra di Vincenzo Esposito, vittoriosa all'andata al Pala Serra di Migni dopo una gara passata quasi per intero a inseguire uno Zolnoki trascinato da un super David Vojvoda. Ungheresi tirarono, come ricorderete, anche con il 70% da tre punti per oltre tre quarti, ma poi vennero superati dal cuore di una Dinamo trascinata da Benford, da Petri, che fu l'autore del canestro decisivo, ma soprattutto da Jack Cooley, che fu invece il protagonista della rubata e della schiacciata in contropiede che chiuse definitivamente la contesa. Come detto, 4 punti che separano le due formazioni, le prime due del girone H di FIBA Europe Cup. Il 24 ottobre al Pala Serra di Migni finì 98-94 per la Dinamo, furono 25 in particolare per Benford, 21 per Petui, 17 invece per Jack Cooley, con lo Zolnoki che dilapidò letteralmente un vantaggio di 20 punti a poco più di 3 minuti dalla conclusione del terzo quarto, che fu in vantaggio sostanzialmente per 39 minuti di partita. Oltre i 23 di Vojvoda ci furono i 17 di Milosevic, pur non brillantissimo a tratti riuscì a dare una mano concreta alla squadra, ma fu autore probabilmente dell'errore decisivo della partita. Infatti si perse un giro difensivo e lasciò Petui sostanzialmente con la tripla aperta che permise alla Dinamo di passare in vantaggio nel finale. Le squadre sono pronte in campo per la palla a due, il Banco di Sardegna che parte con Jack Cooley, assieme a lui ci sono Terran Petui, Achille Polonara, quindi Scott Benford e Jamie Smith, lo Zolnoki che risponde con Zillard Bank, Peter Kovacs, quindi Strahinja Milosevic, Adam Tot e David Vojvoda. Il primo possesso è gestito dalla squadra di Dragan Aleksic con il consegnato per Vojvoda, oltre l'arco rimane con lui Jack Cooley, guarda il canestro, poi va fino in fondo Strahinja Milosevic, va a prendersi il primo fallo della partita che lo porterà in lunetta con due tiri liberi. Giocatore serbo nativo di Novi Sad, molto molto esperto, varie vittorie nella Lega Adriatica per lui con la gloriosa canotta del Partizan Belgrado. 16-3 di media, 24 minuti con 6 rimbalzi e 2 assist finora in Europe Cup, tiri liberi con il 72%, il primo lo mette, come detto, giocatore decisivo al pari di Vojvoda, ma con un errore marchiano compromise il risultato per lo Zolnoki nella gara d'andata. Il primo libero dentro, il secondo invece sbagliato, la lotta a rimbalzo però premia Zillard Bank e c'è l'intervento arbitrale a consegnare il possesso al Banco di Sardegna, Banco reduce dalla sconfitta interna contro la Reyer Venezia in campionato, con comunque segnali positivi ancora per la squadra di Vincenzo Esposito, una sconfitta che non ha fatto troppo male, come è stato detto nei commenti di molti addetti ai lavori. Intanto seguiamo questo attacco, Terran Petway manda però il tiro sul secondo ferro dall'altra parte, Bank è molto rapido, va fino al capolina e realizza il canestro del 3-0, Zolnoki ora inizio deciso, come era del resto abbastanza nelle attese. Allora il Banco di Sardegna che cerca di entrare in questa partita, Jamie Smith, ancora un'interruzione arbitrale a segnalare un fallo in attacco proprio di Terran Petway. E allora approccio deciso che paga dei dividendi ancora per lo Zolnoki, stavolta è David Vojvoda a dare avvio alla trama d'attacco della squadra di Dragan Aleksic. Il backdoor ancora, Vojvoda a segno, perso qui da Petui che si arrabbia con i compagni, avrebbe voluto una mano da parte dei suoi compagni di squadra. 5-0 Zolnoki, 8-50 per chiudere il primo quarto, vediamo se il Banco di Sardegna riesce a stappare il canestro. Ora si affida ancora a Petui, in linea di fondo, va su forte, tiene il contatto, il ferro si beve il suo tiro, arriva il primo canestro della
buona partita per la Dinamo, primo anche per Terran Petto, e dall'altra parte Vojvoda prova ad andare in penetrazione, quindi scarico sotto all'indirizzo di Tot, il tiro stavolta non viene realizzato, primo ferro Petway, dall'altra parte l'hesitation, step back, tiro da tre punti, Terran Petway con tutto il suo talento, quel fallo in attacco gli è servito un po' per dare uno scossone alla sua partita. Ora 5 punti consecutivi, il banco di Sardegna lì ha già ripreso lo Zolnoki, che ora si affida in punta Strainia Milosevic, l'end-off quindi per Szilard Benke, sfrutta il blocco di Tot, si butta dentro, mano destra ancora a far danni nel pitturato del banco di Sardegna. Szilard Benke è uno dei gregari di coach Dragan Aleksic, ma non va sottovalutato, sta segnando 7,5 punti di media in questa Euro Cup. Dall'altra parte c'è il fallo speso su Terran Petway, rimessa dal fondo per il banco di Sardegna. 7 minuti 46 secondi per la chiusura del primo quarto. Ora indicazioni da parte uno degli arbitri per Vincenzo Esposito, è pronto per l'esecuzione della rimessa dal fondo Jamie Smith, trovato Achille Polonara, quindi in punta c'è Benford, il blocco portato da Curi lo anticipa però Benford andando verso sinistra, poi conclude con la mano destra, Polonara tiene vivo a rimbalzo dopo l'errore, in mezzo a tre maglie bianche trova comunque Jack Curi, altro scarico per Polonara, qui non riesce la Dinamo a trovare un tiro, Vojvoda è già dall'altra parte, è pronto il blocco di Tot, ci lavora sopra Vojvoda che subisce un altro fallo, deve stare attenta la Dinamo a non caricarsi troppo di falli in questo inizio di gara. 7:22 ancora sul cronometro del primo periodo, Zolnoki avanti di 2 punti, sono già 3 i falli di squadra commessi dal banco di Sardegna, prende il pallone in punta con la maglia numero 10 per lo Zolnoki, Kovacs, arriva un altro canestro per gli ungheresi con attacchi di qualità in questo inizio di gara, ma come detto era stato previsto insomma un po' da tutti, un inizio aggressivo da parte del quintetto di Aleksic. Ora Jack Kule in post basso fuori da Scott Benford, attacca Milosevic, trova dall'altra parte Polonara, qui attacco difficile, tiro di scarsa qualità allo scadere dei 24 secondi per Polonara, cadendo all'indietro. Allora dall'altra parte Milosevic vuole portare spalle a canestro, Jamie Smith sfrutta tutta la sua stazza fisica e realizza il semigancio del 11-5. Dall'altra parte c'è il fallo speso, vedremo se arriverà anche il time out da parte di Vincenzo Esposito per provare a sistemare un po' l'atteggiamento in questo inizio di partita abbastanza complicato alla Tisalighetti Sporsol di Zolnok. Jamie Smith in punta, c'è Benford dall'altra parte, un'occhiata al blocco di Kule, passaggio dietro la schiena, il movimento di potenza di Kule, c'è il fischio arbitrale, c'era stato il fallo subito da Jack Kule, chiedevano i giocatori dello Zolnoki probabilmente una infrazione di passi, saranno 2 i liberi a disposizione del pivot del banco di Sardegna. Abbiamo detto 17 punti nel match d'andata per lui, sta realizzando quasi 12 punti di media in questa Europe Cup, 5 rimbalzi in 17 e 6 minuti di impiego, 54% i liberi, non sono esattamente la specialità della casa. Il primo però è andato a segno Jack Kulej, col secondo che invece non va, rimbalzo per Milosevic e poi David Vojvoda, pronto il blocco di Tot, Milosevic vuole il pallone, ancora spalle a canestro, stavolta il suo avversario diretto è Achille Polonara, allora è più difficile trovare spazio, ottima difesa qui da parte del giocatore ex Teramo, ancora Polonara che fa circolare per Benford, contiene Milosevic, spalle a canestro, Polonara può attaccare, Vojvoda nel mismatch va a spendere il fallo, il leader offensivo e non solo dello Zolnoki Olaj. Ci sarà un'altra rimessa per il banco di Sardegna, c'è stato anche un cambio per lo Zolnoki con Luxa Andric ora sul parquet,
5 minuti 54 secondi ancora da giocare nel primo quarto. Altra rimessa dal fondo per Jamie Smith. Vedete anche le indicazioni in panchina da parte di Vincenzo Esposito. Il tiro di Scott Benford che va a buon fine. Tiro da 2 punti per 11-8. Dinamo sul meno 3 dall'altra parte. Il pallone per Andrić, pescato molto bene, più perso invece dalla difesa del banco di Sardegna. Registriamo anche l'ingresso in campo da parte di Andrew Rosey, tiratore da 3 punti che nella gara andata al Palazzo di Mini, lo ricorderete, fece molto male, 5 su 9 complessivo da 3 punti, fece molto male ovviamente alla Dinamo, fece benissimo per lo Zolnocchi che dominò a tratti. Inquadrato qui il time out del banco di Sardegna, vedete di spalle anche Usman Diop che di recente è stato gran protagonista a Cagliari con Dinamo Academy, 25 punti nel match contro 100. Ora invece lo Zolnocchi che cerca di conservare questo atteggiamento positivo, una portata avanti di 5 punti quando siamo sostanzialmente a metà del primo quarto. Zolnocchi Olai che arriva a una convincente vittoria in campionato, primo posto in classifica, record parla di 6 vittorie e una sola sconfitta. Il settimo turno ha ospitato il Deac con una partita fondamentalmente dominata, poi vinta per 99-75. Il miglior marcatore è stato Milosevic con 16 punti, ci sono stati invece 15 punti più 14 rimbalzi per David Voivoda. È ancora un giocatore che può far danni, quale la Dinamo deve stare attenta. Jaylin Harrington con 11 punti personali. Esposito Mester. Intanto tutto pronto per la ripresa del gioco. Più 5 Zolnocchi, 5-32 per chiudere il primo quarto. Jamie Smith in regia per il banco di Sardegna, accoppiato proprio con Andrew Rosey, servito spalle a canestro il nuovo entrato Rashawn Thomas, attacca Milosevic ancora fuori, nuovamente post basso da Rashawn Thomas, accenno di raddoppio per Rosey, prende benissimo il centro dell'area, sbaglia Thomas ma per sua fortuna c'è Jack Cooley pronto a correggere in tapin per il meno 3, banco di Sardegna 13-10, un solo possesso pieno di differenza ora tra le due squadre. Milosevic tiene il pallone fermo in punta e poi Benk si prende il blocco di Andrić, bellissimo palleggio a resto e tiro qui dalla media distanza, inizio di partita molto molto convincente per Silas Benk, 6 punti 3 su 3 dal campo, 100% fino a questo momento per il giocatore magiaro. In punta c'è Jamie Smith, gioca a 2 con Jekule, l'idea è interessante, la realizzazione però non è perfetta. Lo Zolnocchi dall'altra parte con Rossi, stavolta prova a prendere il centro dell'area, viene sbilanciato al momento del tiro, c'è il fallo della difesa, il quarto di squadra per il banco di Sardegna, 4-31 dalla conclusione del primo quarto. Vedete i giocatori di Croce Esposito che ora si parlano per cercare di correggere verosimilmente qualcosa dal punto di vista difensivo. In lunetta c'è Andrew Rosey, classe 94, percorso universitario d'eccezione per lui, prima Asheville, poi soprattutto Marquette, dove riuscì a battere il record di punti segnati in una singola stagione, detenuto niente meno che da Dwayne Wade. Sua stagione d'esordio in Europa questa, mentre ha segnato il primo tiro libero, stagione d'esordio in Europa dopo aver giocato anche la Summer League con i Toronto Raptors. Qui fa 2 su 2 Rosey, avanti lo Zolnocchi Olai sul più 7 ora, 17-10. Jamie Smith si prende il blocco di Rashawn Thomas, contiene Andrić, si torna fuori sempre per il playmaker ex Cantù, il tiro difficilissimo qui per Jamie Smith in allontanamento, comunque a segno, meno 5, 17-12, ed ecco anche Harrington in campo per lo Zolnocchi. Harrington vi aveva servito, Rossi, tiro da 3 punti cortissimo, petto e dall'altra parte la finta, poi il tiro con la mano destra, la lotta a rimbalzo con
anche il fischio arbitrale. Qui vediamo la segnalazione con lo stesso che verrà segnato ancora una volta alla Dinamo, quarto di squadra anche per lo Zolnocchi. Vedete sullo sfondo anche diverse bandiere con i quattro mori. Non manca il tifo per il Banco di Sardegna. Anche in terra magiara. Andricsnak tőlünk, és tőlük a 25-ös Tomásnak. Tomás. Úgy látszik, hogy a játékvezetők is észrevették, hogy... Tomás pronto in lunetta. Igen. Nem a bíróknak szólt. 11-8 di media finora per lui in Europe Cup. Saranno due liberi a sua disposizione. Igen. És utána még Sekki Tomásnak volt még egy záró gondolat. Szerintem lesz is. Prima esecuzione a segno per Rashon Thomas. Ora è pronto con il secondo tiro libero, oltre agli 11-8 di media. Cattura anche 5-2 rimbalzi, anche il secondo va dentro per il numero 25. In divisa quest'oggi di colore verde la canotta per la competizione europea scelta dal Banco di Sardegna. Intanto Rossi in penetrazione viene fermato. Stefano Gentile, híres nevű olasz játékos, ő volt az, aki a dobás után pallone fuori per il tiro da tre punti di Szilárd Benke, errore con rimbalzo difensivo per Rashon Thomas. Dall'altra parte Jamie Smith, ferito spalle a canestro, quindi Achille Polonara attacca il suo avversario diretto, è Alex Murphy, Stefano Gentile, Thomas, il tiro da tre punti a segno per Rashon Thomas. Il Banco di Sardegna stavolta trova la parità a quota 17, gran tripla qui per il giocatore in carota numero 25. Dall'altra parte Harrington. Quindi il pallone sporcato recuperato poi ancora da Harrington, il tiro dall'angolo con la lotta di balzo dopo l'errore, ancora lo Zolnocchi che ci riprova, Rossi il tiro sul secondo ferro, ancora un extra possesso però per lo Zolnocchi, rimane in zona d'attacco. Allora Rossi mette la retromarcia, eccezione poi sotto per Andrić, arriva il canestro per lo Zolnocchi che a forza di extra possessi riesce poi anche a realizzare e riportarsi in vantaggio sul 19-17. Polonara poi fuori per Stefano Gentile, si è preso il blocco di Thomas. Ancora Smith, penetrazione centrale, il pallone fermato da Rossi, c'era anche il fallo però ovviamente commesso dal giocatore dello Zolnocchi, permetterà a Jamie Smith di andare in lunetta con due liberi che potrebbero consentire al Banco di Sardegna di riprendere lo Zolnocchi. La concentrazione di Smith, la prima esecuzione, tiro che va dentro, 10-3 di media per lui con quasi 5 assist di media, 87% a cronometro fermo per Smith, dentro anche il secondo e allora parità a 19 ora. Andrić. Quindi Rossi ancora in regia per lo Zolnocchi, mentre c'è anche Marco Spissu, lo vedete ora in campo per il Banco di Sardegna. Pure Usman Diop che qui è andato a spendere il fallo. Il giocatore avversario, si trattava di Lux Andrić, la segnalazione del primo fallo della partita di Diop. Ci sono liberi per Andrić, uno dei giocatori di maggior esperienza senz'altro a livello internazionale per lo Zolnocchi, sede vita Galatasaray e anche
Sì, buona Zagabria per lui nel 2016 allo Zolnokhiolai. Padroni di casa che allora tornano avanti sul 20-19. Engednek mindent, de ahhoz nehéz, amikor össze-vissza van. Jaj, amikor spirálba ütetik magukat a játékvezetők? Igen, amikor elkezdenek balanszírozni. Nyilván nem a bírókról, azt gondolom, hogy... Nyilván nem beszélünk Erdoganról és a bírókról, ugye? Így van. Így szólt a megállapodásunk. Lux Andrić, második büntetője. Arriva il canestro di Lux Andrić. Amikor... Amikor 1,55 per la conclusione del primo quarto, palla persa dalla Dinamo. Attenzione a Vojvoda, poi il pallone fuori per il tiro da tre punti sbagliato da Rossi con metri e metri di spazio, non usuale per un tiratore del suo spessore. Quindi Scott Benford servito sulla corsa, sbagliò, fermato però da Andrić. La segnalazione del fallo messo da Andrić, dunque ci saranno liberi per Usman Diop. Ha avuto spazio parecchio nel corso di questa Europe Cup, usata anche per degli esperimenti, come è normale che sia da coach Esposito. Ha avuto spazio e responsabilità Diop, 6 e 5 di media in quasi 12 minuti di impiego, primo libero sbagliato intanto per lui. Dino sotto di un punto, come vedete, 20-19. Ancora una chance per il giocatore di origini senegalesi. Realizzato allora per la parità a 20. Rosey dal palleggio, va in penetrazione, poi il pallone che arriva in angolo da Harrington, si gira, tira, poi in precario equilibrio c'è stato il fischio arbitrale anche in questo caso, due tiri liberi. Ma ez olyan nem, ez kettős állampolgár. De egyébként, hogyha ugye amerikai válogatottban játszana, nyilván akkor igen. Az még amerikai játszhatna? Válogatottról. Nem, ennek megvannak a szabályai, de pontosan nem tudom, de lehet, hogy el kell tenni egy bizonyos időnek, csak utána lehet ugye, egy új nemzet színeiben, de én azt gondolom, hogy nem játszott, nem hiszem, hogy játszott amerikai válogatottban, és emiatt, amint megkapta a koszovói... Harrington a szennyő per Zolnoki. Nagyon nagy élményben volt részem az Eurosport. Giocatore nativo di East Chicago, 10-3 nella sua Europe Cup, più 2 Zolnoki, 1-20 per la conclusione del primo quarto. Marco Spissu per Rashon Thomas, attacca il banco di Sardegna, rolla dentro Diop, non viene servito, c'è la tripla sbagliata però da Rashon Thomas, rimbalzo difensivo per Tote, attacca ancora due Zolnoki dalle mani di Jairin Harrington, poppa fuori il compagno di squadra in canotta numero 5 Alex Murphy, che poi riceve in post, attacca il mismatch, il tiro però è tutt'altro che perfetto. Stefano Gentile può correre dall'altra parte, il pallone che arriva poi in post basso da Rashon Thomas, si gira bene usando il piede perno, il tiro però va fuori, poi non premiata l'energia di Usman Diop a rimbalzo, mette ordine Vojvoda per lo Zolnoki, 34 secondi per la conclusione del primo quarto. Harrington sulle sue tracce, c'è Stefano Gentile, poi provava a prendere posizione in post Tot contro Usman Diop, il fallo è del giocatore del banco di Sardegna secondo gli arbitri, abbastanza incredulo come vedete per la segnalazione Usman Diop. A senegali játékos, valószínűleg Diop név ugye a senegali, aztán lehet, hogy Olaszországban született senegáliról van szó. Egyébként van olyan ország Európában, minden igaz, hogy a commettere il secondo fallo della sua partita. Ugye, amikor eljátszák, vannak olyan játékosok, akik hajlamosabbak, ugye, vagy hajlamosak. Stare attento, dovrà stare attento d'ora in avanti, è del tema falli e metro arbitrale, aveva parlato peraltro alla vigilia anche coach Esposito, in fase iniziale della partita fatichiamo un po' a comprendere il metro, qui Diop verosimilmente
ancora in partita, si è già tornato in panchina, intanto arriva il canestro, ora cronometro fermo per lo Solnoki, riceve ora Scott Benford, il meno 3 banco di Sardegna, tripla frontale sbagliata, rimbalzo difensivo, poi il pallone controllato da David Vojvoda, può andare fino in fondo ovviamente lo Solnoki con questo possesso. Vojvoda frutta il blocco di Tot, tiro da 3 punti sbagliato anche in questo caso, rimbalzo difensivo e poi il pallone dall'altra parte per il tiro fuori tempo massimo. Vediamo un po' se il canestro è stato concesso al banco di Sardegna, dovrebbe essere così, canestro del meno 1, 23 a 22 punteggio con quale termina il primo quarto di gioco. Ez olasz liga egyébként, nekik is volt egy ilyen kisebb hullámvölgy. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly. Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper. Magyarországon sem volt mindig így, hogy nem, stabilan lehetett számítani a pénzre a játékosoknál. Itt volt egy gyönyörű bejátszás. Régen volt a Benettonnak is egy csapata. Hogyne. Ugye volt a Bolognának is. Tudunk itt hatalmas olyan csapatokról, hatalmas tradíciókkal, akik csődbe mentek, és például a Bologna, ugye. A Virtus Bologna? Így van, ugye, 2000-es ancora su Dinamo TV pronti a seguire il secondo quarto tra Solnoki Olai e Banco di Sardegna, secondo quarto che è iniziato, la Dinamo si affida subito al post basso di Thomas, tiro da 3 punti per Gentile, errore, c'è l'extra possesso però garantito dal rimbalzo in attacco, ancora Gentile in punta il gioco a 2, il pallone che arriva dall'altra parte, ribaltamento ben eseguito per Rashon Thomas, stavolta però non c'è la tripla, dall'altra parte Vojvoda per lo Solnoki, si apre per ricevere Jaylen Harrington, prenderlo in consegna Scott Benford, si alza per il blocco Totti, il tiro dalla lunga distanza è sbagliato, c'è Spisso ancora in campo per la Dinamo e lui va a dare avvio a questa azione, consegnato di Thomas per Gentile, ancora l'end-off stavolta per Spisso, viene speso il fallo sul giocatore del Banco di Sardegna, fallo speso in particolare da Peter Kovacs, ora in campo per lo Solnoki Olai, rimessa in zona offensiva, Solnoki Olai avanti di un punto, era dunque valido ovviamente il canestro realizzato da Gentile a fil di sirena in precedenza, post basso per Thomas, tiro da 3 punti a segno per il Banco di Sardegna con Scott Benford, tripla alla Benford per il più 2, era sul 25 a 23, Vojvoda accelera andando verso sinistra, ottimo contenimento di Magro e poi completa il buon lavoro difensivo Benford anticipando la linea di passaggio da 3 punti, anche Petway stavolta cortissimo, però allora Harrington cerca una linea di penetrazione, deraglia un po' e Benford vuole congelare il possesso nel Banco di Sardegna, vuole lavorare con pazienza in punta Spissu, quindi Magro lascia il consegnato nelle mani di Rashon Thomas, Petway chiude il palleggio, vorrebbe servire Magro in ricezione profonda, sbaglia ma c'è ancora il rimbalzo d'attacco, continua
ad attaccare il banco di Sardegna. Arriva però il fallo. In attacco comunque, palla persa qui dalla squadra di Vincenzo Esposito, che rimane sopra di 2 punti sul 25 a 23, 8 minuti, 2 secondi per la conclusione del secondo quarto. Il Pomonara in campo ora per coach Esposito, mentre c'è Anton ora in posizione di playmaker per lo Solnoki, servito ora con la canotta numero 24 Milosevic. Il tiro è sbagliato, la lotta al rimbalzo che però premia lo Solnoki. Straiglia Milosevic a segno qui, allora parità a 25. Pallone fuori per il tiro da 3 punti di Benfort, lungo qui sul secondo ferro, poi stesso Milosevic controlla il pallone, attacca lo Solnoki per tornare in avanti. La Milosevic a Vojvoda in punta, accelera il tiro in corsa morbidissimo, una delle specialità di David Vojvoda, a segno con il quarto punto della sua partita, il giocatore Maggiaro, già protagonista dell'incontro di qualificazione ai mondiali di quest'estate tra Ungheria e Italia, 25 punti contro la nazionale di Meo Sacchetti, che si accorse in quel giorno del suo talento. D'altra parte, altro fischio arbitrale, la Dinamo che ha a disposizione questa rimessa. Verrà eseguita da Jack Cooley, subito il pallone verso Marco Spissu, si attende l'uscita dai blocchi di Scott Benfort, il pallone poi in angolo da Polonara, airball però da 3 punti per Achille Polonara. Allora Vojvoda, 6:50 ancora da giocare nel secondo quarto. Vojvoda chiude il palleggio, va in punta per Milosevic, tiro andando verso destra, lungo però per il serbo. Petue qui va subito a coinvolgere Jack Cooley, il movimento di potenza avvicinandosi a canestro. Jack Cooley molto bravo in questo caso, riesce a controllare anche l'equilibrio, la posizione del corpo, e allora arriva la parità a quota 27. Equilibrio in questa fase della partita, avvio deciso dello Solnoki. La Dinamo è stata brava subito a riprendere, gli ungheresi contrariamente a quanto era successo nella sfida d'andata. Intanto concessa la tripla frontale a Vojvoda, che ringrazia e porta avanti allora lo Solnoki, 30 a 27. Benfort dall'altra parte, il tiro in corsa sbagliato, l'ultimo tocco a rimbalzo di un giocatore del banco di Sardegna. Anzi, c'è stato il fallo in attacco commesso da Jack Cooley ed è il terzo personale per lui. Brutte notizie ancora per coach Esposito per quanto riguarda il reparto lunghi. In panchina Cooley, si riparte allora con lo Solnoki avanti di 3 lunghezze, 30 a 27. Vojvoda in punta per Benke, il movimento da parte di Milosevic che poi viene preso in consegna da Polonara. Arriva il canestro, un fallo in questo caso per Straiglia Milosevic ancora. De itt már olyan közel volt a gyűrű alatt, hogy itt már veszélyes partoni, mert abból lehet, hogy gólja plusz egy lesz. Milosevic ezt megérezte, befutott, hogy ők egyébként nagyon jól érzik egymást, úgyhogy... Due tiri liberi ovviamente per Milosevic, insegna entrambi. Nem tartoznak semmilyen formában sem a Leicester Cityhez, ahol ugye a tájföldi góré meghalt. Én úgy tudom, hogy nem. Porta lo Solnoki sul 9+5, 32 a 27, il pallone fuori per Terran Petue, il banco di Sardegna prova a rispondere, passa in mezzo al blocco Petue, penetrazione. E poi il tiro in corsa, la lotta curiosa, rimbalzo col pallone che viene recuperato dallo Solnoki, corre in contropiede con Vojvoda che ha tentato il tiro dai 6,75, si sentiva caldo ancora Vojvoda, ha sbagliato allora. D'altra parte Smith vuole portare un po' di calma nell'attacco del banco di Sardegna, in punta da Thomas Benfort, derubato del pallone da Vojvoda che riesce a realizzare poi dall'altra parte. Il momento sta salendo in cattedra senz'altro David Vojvoda,
Passegno per il 34-27, nuova fuga in avanti per lo Sogno. In questa fase della partita arriva il timeout. Sono 9 personali in un amen. Vojvoda è diventato il miglior marcatore nelle fila dello Szolnoki. Los Esti szeretnék veled együtt tölteni, és akkor semmit nem, csak figyelnélek, és csipegetném ezeket. Vojvoda Dávid szólója következik még egyszer. Andiamo qui il replay con Vojvoda che ha perso l'equilibrio, usato il braccio esterno. Era regolare, secondo gli arbitri. Contro Benford, poi trovato il canestro andando verso sinistra. Canestro importante che segna il nuovo tentativo di allungo da parte dello Szolnoki. 4:53 dalla conclusione del secondo quarto. Igen, mondjuk, ez egy tetemesnek mondható a mai meccsen. Hát, meg visszagondolva a kinti meccsre, már ahhoz a végén. Kevés. Ja, igen, 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 igen. Visszajött Rózi. Mi az, ami nem tetszett itt az olaszoknak? Mi az, amiben nagyon jó volt az olaj? Allungo a colloquio Coach Esposito con gli assistenti, Gerosa e Casalone in piedi, il pubblico della... Scaletti Sporzol di Szolnok per sottolineare questo momento favorevole alla squadra di casa. Petway prova a sfondare in penetrazione ma sbaglia ancora. Attenzione a Vojvoda dall'altra parte, servito il taglio di Milosevic, errore però per il serbo in questo caso. Smith palleggia, resta in tiro cadendo all'indietro, errore poi il fischio arbitrale, c'è stata una spinta subita da Achille Polonara. E attacca ancora il banco di Sardegna, il colpevole è stato Andrić in questo caso. A commettere il quarto fallo della sua partita. Allora attacca la Dinamo. Benford palleggia resta e tiro contro Vojvoda, ancora un errore, rimbalzo proprio per il numero 9 di casa, il palleggio aperto con la mano sinistra, il pallone fuori per Benke, che prova a prendere posizione contro Tomas Milosevic, pallone sotto, chiedo scusa per Andrić, va a subire il fallo in questo caso. Igen, de kapsz itt hátvédtől, és amikor a hátvéd is olyan nehéz, mint a center, tudod, ez a... Na, azonos! 4 minuti, un secondo, alla conclusione del secondo periodo, qui parla con gli arbitri, il giocatore nativo di Dubrovnik. Rosy? Rosy a eseguire la rimessa, capisce tutto, però in anticipo Rashon Thomas e poi la schiacciata tonante in contropiede per Terran Petway. Dinamo cerca di reagire, cerca di riportarsi in scia, accorcia sul meno 5, 34-29, ancora l'interruzione della partita, pausa che ci consente anche di andare a avere un'occhiata alle statistiche nella gara, contrariamente al match d'andata, Szolnoki che finora sta tirando abbastanza male da 3 punti, soltanto 1 su 8, 11 su 20 invece da 2, 12 su 28 complessivo dal campo, Dinamo che invece tira con 3 su 12 da 3 punti finora, 7 su 18 da 2 fanno 10 su 30 complessivo. Al tiro da 3 punti, situazione abbastanza al tiro dal campo, situazione abbastanza equilibrata, rimbalzo 20 per il banco di Sardegna, 18 invece per lo Szolnoki, fase delicata della partita con la squadra di Alexic che è trascinata da Vojvoda, provato a spaccare la partita. Sul meno 5 allora, 34-29 si torna in campo con Smith, Petway, Polonare, poi c'è anche Dajshun Pierre del banco di Sardegna, Rashon Thomas, Jailin Harrington per Vojvoda, Polonara e poi il tiro di Andrić dall'angolo sbagliato, gran rimbalzo di Milosevic che segna con il fallo, stavolta sì.
potenziale gioco da tre punti per il giocatore serbo. Lui è un fattore in questa fase della partita. A disposizione il tiro libero supplementare per arrivare anche in doppia cifra, 36 a 29, 3 e 36 per la pausa lunga. Dentro anche il libero di Strahinja Milosevic che torna poi in panchina. Jamie Smith con la chiamata offensiva del banco di Sardegna, il pallone fuori per Polonara, poi dentro da Thomas, alto basso giocato benissimo qui dal banco di Sardegna. Scorcia dunque sul 37 a 31, meno 6. Vojvoda lascia il consegnato nelle mani di Harrington, accoppiato con Petway. Ancora Harrington che cerca spazio, poi il tiro dall'angolo sbagliato con rimbalzo difensivo per Petway. Attacca la Dinamo. Petway si prende il blocco di Thomas, va verso sinistra, va su forte e realizza appoggiando al vetro il canestro del 37 a 33. Si riavvicina allora la squadra di Esposito, Vojvoda. Il pallone quindi per Andrić, ancora trovato Andrić, il giro dorsale ottimo contro Rashon Thomas, appoggia al vetro, canestro di nuovo più 6 Zolinocchi, ottimi fondamentali anche a spalle a canestro per Andrić, ma non è una novità. Polonara qui per Petway, tiro da 3 punti, sbagliatoci il fischio arbitrale per segnalare il fallo in attacco commesso da Thomas, sembra essere questa l'indicazione. Petway aveva sbagliato con metri e metri di spazio, torna in panchina Achille Polonara per il banco di Sardegna, tutto questo a 2:23 dalla conclusione del secondo quarto. Quasi una partita ancora favorevole alla squadra di Dragan Aleksić. Si riprende con Harrington. Nem sokat mindig, ilyenkor nem fekszik le ilyenkorán, nem? Nem, nem, nem. A barátok köztet megnézi. Benke Szilárd, szép játék, Andrić! Gioca due con Benke, va su per la stoppata. Legalább egy feldobás szeretne kicsikarni senki Thomas. Az nem fog összejönni. Tehát irregolare, però. Itt valamit muszáj volt fújni, és nem támadott. Hát, ha nem védett, akkor lépésivel tudtak volna. Allora in lunetta Andrić, tenuto in campo, nonostante la difficile situazione, sotto il profilo dei falli. Parte del suo allenatore. 6 punti a pillanetni differenzia. Tirato il 67% ai liberi, il primo è sbagliato per lui. E chi ne gondolkodni azon valami ventilátorokat kéne oda beszerelni. Tudod, mint amit a kerékpárosok, hát ez nagyon csodálatos dolog volt, egy veterán világbajnokságon megbukott egy versenyző, valami kis villanatot építettek, molto corto anche il secondo, magro, a conquistare il rimbalzo per il banco di Sardegna, quindi Smith, chiamata offensiva da parte del playmaker del banco di Sardegna, che Pierre ora esce in punta. Smith gioca due con magro, ribaltamento per Thomas, se la sente ancora da tre punti ma sbaglia la lotta al rimbalzo che premia la Dinamo, premiato soprattutto il sacrificio di Pierre in questo caso, che è andato a inseguire il pallone che andava a spegnersi oltre la linea di fondo campo. 1:48 ancora in questo secondo periodo. Daniele Magro lascia il consegnato nelle mani di Smith, tiro ancora difficilissimo ma comunque a segno per Jamie Smith. Accorcia il banco di Sardegna, 39 a 35, ultimi 90 secondi del secondo quarto in arrivo con lo Zolnoki che qui attacca con Kovacs, c'era stato però il fallo in attacco commesso da Sila Benke, blocco in movimento in questo caso per il numero 11 dello Zolnoki, messa la zona difensiva per il banco di Sardegna che può comunque stare aggrappato ai padroni di casa con un inizio di partita non semplicissimo. Ancora Smith, il pallone parlante fuori per il tiro da tre punti sbagliato, in questo caso il contropiede dello Zolnoki con Benke che fa saltare il suo avversario, poi le proteste da parte dei giocatori di casa che avranno comunque a disposizione la rimessa dal fondo.
Nem. Én a védőmunkára mondtam, hogy ott volt egy pár személyi hiba. Nem, inkább a lepattanó után volt falt, én úgy láttam. Aha. Akkor viszont egy kicsit későn fújtak. Murphy! Tentativo in penetrazione da parte di Murphy, sfortunato in questo caso. Igen. Petway è già dall'altra parte. Si propone per la ricezione, spalla a canestro. Pierre vuole lavorare nel mismatch contro Kovacs. Lo scarico sotto per Magro, prova a usare il fisico, poi ancora lotta furiosa, rimbalzo, il pallone fuori per Petway. Ultimi 43 secondi del primo tempo, gioco a due con Magro, tiro da tre punti sbagliato da Petway, rimbalzo di Tot con lo Solnoki che ora lavora con pazienza, affida il possesso alle mani di Jalen Harrington. Ha chiamata nel gioco offensivo da parte del giocatore statunitense, riceve ancora il passaggio consegnato, si prende il doppio blocco da parte di Tot, prende poi il centro dell'area, va a commettere infrazione di passi, qui ha trascinato il piede perno, allora il pallone verrà consegnato al banco di Sardegna. In questi ultimi 17 secondi nel secondo quarto, possibilità dunque importante per chiudere in crescendo il primo tempo per andare la pausa lunga con fiducia. Magro, Smith, il pallone per Jamie Smith che ha lavorato sul blocco, è andato in penetrazione verso destra, chiamato con il fallo Jamie Smith, si prepara per andare in lunetta. Föltött a pályán a zöldeknél 35-ös mezben Ousmane Diop. Senegalban egyébként importante anche questa sera con la sua leadership in regia Jamie Smith. Il primo libero che dovrebbe essere andato dentro, anche se la regia ungherese non ce l'ha proposto, il secondo sì, siamo sicuri, è andato dentro. 39-37 ora. C'è ancora da giocare prima dell'intervallo qui alla Tisza Ligeti Sports Hall di Szolnok col time out di coach Aleksic che vuole gestire dunque l'ultimissimo sprazzo di gara prima della pausa. A vélemény nyilvánítás. Igen. Hát itt nem a legjobb pillanatot érte meg, ugye a Szolnok, és sajnos tőlük független dolgok történtek. Tudom, Marci, te azt fogod mondani, hogy hát innen másként látszik minden. Già in campo i giocatori dello Szolnoki, fanno attendere invece quelli della Dinamo. Nekem úgy sincs semmiféle felelőssége mennél a... Sarà Milosevic a cercare un lancio immediato dall'altra parte, anzi si va un'altra opzione con la penetrazione da parte di Milosevic, fermato poi la preghiera di Diop che non viene accolta. Termina il primo tempo a Szolnok, davanti ci sono i padroni di casa sul 39-37, pausa per noi ma poi torniamo su Dinamo TV. Era l'inizio del Novecento. Da allora abbiamo sostenuto il lavoro e lo sviluppo economico della nostra isola. Avevamo strumenti diversi da oggi e da lì siamo partiti, con un grande obiettivo: sostenere le famiglie e le imprese della nostra terra. Da quel giorno il mondo ha corso rapido e assieme siamo cambiati, cresciuti. Abbiamo visto il cambiamento come un'opportunità e compreso l'importanza dell'innovazione, reso moderni i nostri strumenti tecnici e finanziari. Ci sono luoghi, opere, tradizioni e valori che abbiamo il dovere di promuovere e preservare per mantenere quella solidità e quella forza che ci tutela, che ci fa crescere. Ma soprattutto, siamo i custodi di qualcosa di molto prezioso,
il patrimonio più grande, voi. Ascoltiamo i vostri sogni, cerchiamo di farli nostri e farli diventare progetti veri. Piccoli o grandi che siano, il nostro compito è trasformare i vostri capitali, creando valore per le vostre aziende e per le vostre famiglie, ma soprattutto vogliamo costruire insieme il nostro futuro. E se possiamo ancora crescere, lo faremo insieme, con fiducia e passione. Banco di Sardegna, il patrimonio più grande. Voi. Tornati in diretta su Dinamo TV, si riparte con lo Zolnoki che attacca dalle mani di David Vojvoda, subito in punta da Milosevic, un'occhiata dentro, poi sale Harrington a prendersi il pallone, poi anche il blocco di Tot, il tentativo quindi da parte del giocatore in canotta numero 15 dello Zolnoki, fermato con il fallo commesso ancora una volta da Jack Cooley, schierato nuovamente in quintetto da Vincenzo Esposito in avvio di terzo quarto, ed è il quarto personale per lui, dunque ancora problemi per Vincenzo Esposito, che lo dovrà ulteriormente amministrare in questa seconda frazione di gara decisiva. Ricordiamo che ci si gioca oggi a Zolnok il primo posto nel gruppo H di FIBA Europe Cup, più 4 per il Banco di Sardegna, 98-94 il punteggio della gara d'andata. Si gioca punto a punto, partita segnata dall'equilibrio fino a questo momento. È arrivato il canestro dalla lunetta di Tot, più 4 Zolnoki sul 41-37 il palleggio di Jamie Smith, quindi Achille Polonara lascia il consegnato nelle mani di Terran Petri, sale per bloccare Rashon Thomas, passa in mezzo ancora una volta Terran Petri, va a prendersi, anzi c'è il fallo in attacco in questo caso, rischio che punisce ancora la formazione sassarese, dunque rimessa dal lato nella zona difensiva già eseguita dallo Zolnoki. Straigna Milosevic, lascia nelle mani di Vojvoda, ancora il palleggio aperto con la mano mancina per Vojvoda, step back, gran tripla a segno per Vojvoda, canestro di talento puro per il giocatore in canotta numero 9. Anche oggi i lampi veramente importanti, tiro che era da due punti in questo caso per Vojvoda, 43-37, poi Polonara che aveva in mente qui l'extra pass, Vojvoda invece aveva capito tutto in anticipo, non si completa però del tutto il recupero di palla da parte del giocatore dello Zolnoki, rimessa per il Banco di Sardegna, Stefano Gentile per Jamie Smith, il gioco a due con Rashon Thomas oltre l'arco, Polonara da tre a segno importante, Achille Polonara per rispondere in qualche modo a David Vojvoda, meno 3 Banco di Sardegna, 43-40. Straigna Milosevic vuole ben che giochi il mismatch contro Jamie Smith, buon uso del piede per gran canestro qui ancora per Zilad Benke, che è stato uno dei protagonisti assoluti di questa partita. Tiene il contatto, è stata una spinta secondo gli arbitri di Jamie Smith, allora libero supplementare per Benke che è arrivato a quota 8 punti segnati, sono 9 per il giocatore ungherese classe 95, giovane interessante, allora più 5 Zolnoki, anzi chiedo scusa, più 6 ovviamente sul 46-40 in punta Smith, lavora sul blocco di Thomas, canestro con fallo anche per Jamie Smith, dunque botta e risposta continui da una parte e dall'altra, la tripla di Vojvoda, la risposta di Polonara, canestro con fallo di Benke, la risposta anche in questo caso stavolta affidata a Jamie Smith, libero supplementare per l'ex Cantù mandato a segno,
46-42 e Vojvoda che vuole immediatamente il pallone. A portargli pressione ora Stefano Gentile, cerca di metterlo in difficoltà, c'è il blocco alto da parte di Tot, il tiro in corsa stavolta sbagliato da parte di Vojvoda e poi lo stesso Tot che esagera un po' con la pressione su Rashon Thomas, c'è il fallo personale da parte del lungo dello Szolnoki. Ha appena commesso il suo secondo personale. Intanto è già ripreso il gioco con Terrampetway in possesso del pallone per il banco di Sardegna, attende l'uscita dei blocchi di Smith, il pallone è perso poi dal banco di Sardegna ed è fallo antisportivo qui per Thomas e questa è la decisione arbitrale con Thomas che per un istante è andato a protestare, ha cercato di fermare subito il contropiede dello Szolnoki dopo la palla persa qui. Colloquio con l'autore del fischio, Strahinja Milosevic, già Vojvoda in lunetta pronto ad amministrare questa situazione. 7.45 alla conclusione del terzo quarto. Abbiamo detto 23 per Vojvoda all'andata. Decisivo, ma un po' venuto meno nelle fasi cruciali dell'ultimo quarto, quando invece salì in cattedra Jalen Harrington. Vedremo come si comporterà oggi. Un possesso pieno di vantaggio per lo Szolnoki, che ora però ha la chance di allungare, di portarsi sul più 5. Vojvoda dovrebbe aver sbagliato. Giudicare dalla reazione il primo tiro libero, avrà ovviamente un'altra disposizione. Sono 13 i suoi punti in questa partita, rimangono tali, inusuale 0 su 2 per Vojvoda. Tira liberi non benissimo per l'esterno, 67% finora in Europe Cup. Si riparte, allora Vojvoda è deciso a rifarsi il rilascio dolcissimo qui per il numero 9. Arriva il canestro di Vojvoda per lo Szolnoki che cerca di allungare ancora. Polonara il tiro sbagliato, prova a lottare al rimbalzo magro, non riesce ad arrivare però sul pallone. Palla in mano ancora la squadra di Alexis, va subito a servire il post basso di Andrić, il fallo speso da parte di Daniele Magro per fermare l'azione da parte del giocatore croato. Si tratterà di rimessa dal fondo per David Vojvoda. Il pallone fuori per Harrington, non ci pensa su due volte, spara subito il tiro da tre punti che è però sbagliato. Allora Polonara e Jamie Smith, Dinamo che cerca di trovare un po' di continuità offensiva in questa partita, aspetto che finora è abbastanza venuto meno. Errore dall'angolo anche per Petto e già la metà campo d'attacco. Vojvoda in punta per Andrić, ancora per il compagno, canestro da tre punti a segno. Vojvoda ancora in cattedra qui a Szolnok. Mancato un po' di pressione difensiva in questo caso qui, bel taglio ma arriva la stoppata di Benke sul tentativo da sotto. Harrington per Andrić, affonda la schiacciata lo Szolnoki, ora in grande fiducia si porta sul 51-43 a 6-31 alla conclusione del terzo quarto, anzi più 10 ora, 53-43. Time out quanto mai opportuno da parte di coach Vincenzo Esposito per cercare di tamponare un po' questa situazione. Vedete la chase down di Benke su Stefano Gentile, poi Andrić che affonda la schiacciata, non riesce a rientrare in tempo utile. Daniele Magro, momento di difficoltà
realtà molto più difficile della partita per il Banco di Sardegna. Trovare un nuovo colpo di reni dopo il tentativo di affondo da parte dello Zolnoki. Sempre Vojvoda sugli scudi, ma sta un po' trascinando anche dal punto di vista emotivo i compagni. Ci vorrà un'altra Dinamo in uscita da questo time out per impedire allo Zolnoki portarsi al comando del gruppo H di FIBA Europe Cup. Anche il pubblico di casa ora prova a farsi sentire. Kovacs in campo in questa fase del terzo quarto per coach Dragan Aleksic. La Dinamo riparte da Jamie Smith. Come detto, 6:25 ora da giocare nel terzo quarto. Pollice basso è stata la chiamata di Smith. Attende l'uscita dai blocchi di Benford. Contiene Milosevic. Quantomeno ci prova, secondo gli arbitri, il suo scivolamento difensivo è difettoso e dunque fallo il secondo di squadra dello Zolnoki in questo terzo quarto. Rimessa per Achille Polonara, anzi il terzo per i magiari. Polonara è già pronto per la rimessa. Servito Smith, l'uscita di Benford sul lato opposto, poi è arrivato il fischio arbitrale. Anche qui era pure il quarto di squadra per lo Zolnoki. 6:14 per l'ultimo mini intervallo qui alla Tisa Lighetti, Sports Hall di Zolnok. James Smith, quello che manda in lunetta Jimmy Smith, segnato il primo tiro libero. È dentro anche il secondo, quantomeno a cronometro fermo. Il Banco di Sardegna riesce ora a tornare a realizzare. Vojvoda in punta, quindi Milosevic si prende il blocco di Andrić, poi anche quello di Kovacs, e va a lavorare nel mismatch contro Benford. C'è l'aiuto di Magro, il pallone dall'altra parte per Vojvoda, penetrazione da destra, attacco qui molto competente da parte dello Zolnoki, che ha punito l'aiuto difensivo costruendo il vantaggio dall'altra parte. Polonara contiene Andrić, si torna in punta, passaggio di scarsa qualità praticamente sui piedi di Jamie Smith, attaccato da Milosevic. Vediamo se cerca di batterlo dal palleggio, finisce però col perdere il controllo del pallone. Ancora l'inerzia che pende dalle parti dello Zolnoki. Sta per tornare Marco Spissu per il Banco di Sardegna. Benché il post basso di Milosevic, ancora il mismatch contro Smith. Anche in questo caso arriva l'aiuto di Magro. Polonara qui riesce ad arrivare a sostegno, ma lo Zolnoki trova comunque lo spazio per andare ad appoggiare da sotto con Luxa Andrić, nuovo più 10, nuovo più 12 anzi, sul 57-45. Smith, quale già aperto con la mano sinistra, poi fuori da Polonara, tiro da tre punti, un airball, scarsa fiducia. E l'attacco che sta andando un po' fuori giro ora per il Banco di Sardegna, sta un po' picchiando in testa. Un momento di difficoltà che allora va avanti anche dopo il time out precedente chiamato da coach Vincenzo Esposito. Sempre Zolnoki che ora controlla sul più 12 e che manda sul parquet, lo vedete con la canotta numero 0 Andrew Rossey. La straini a Milosevic, lui importante in questa fase della gara. Coach Esposito gli mette addosso Usman Diop. Benché vorrebbe andare da Andrić, c'è una deviazione con il piede. Campo anche per Jack De Vecchi, che avrà il compito di segnare la strada dal punto di vista difensivo e dell'atteggiamento in generale in queste fasi decisive della partita. Riposare Milosevic, c'è campo ancora per Alex Murphy. Rossi lavora sul blocco in punta per Benché, palleggio arresto e tiro per Benché, non un granché, ma c'è Andrić là sotto. La Dinamo è riuscita su il pallone, poi con Jack De Vecchi qui un po' di difficoltà, allora arriva il tiro da tre punti sbagliato non di poco da parte di Usman Diop. Il Rossi finisce per terra, il fallo
Dovrebbe essere stato commesso da Magro, anche Spissu era terminato per terra. Andiamo a vedere il replay per valutare. Insomma, Spissu e Magro che sono andati a scontrarsi. Marco Spissu. E so io minta a Bullen. Quello che dovrebbe essere stato invece di Marco Spissu, che poi è andato a spiegarsi con Rousey dopo la situazione visti coinvolti in precedenza. Allora 4 minuti e 8 secondi per l'ultimo mini intervallo con lo Zolnocchio Live, che continua a comandare sul più 12 contro il Banco di Sardegna. Dentro il primo. Per il giocatore uscito dall'università di Marquette. E allora più 14 dopo il 2 su 2 di Andrew Rousey. 4 punti nella sua partita. Vediamo dall'altra parte con Spissu. C'è il blocco di Magro, il pallone in angolo da De Vecchi, si torna fuori da Spissu, c'è lo show difensivo molto profondo di Murphy e poi un altro pallone perso dalla Dinamo, qui De Vecchi non riesce a controllarlo. E ancora ragione la difesa dello Zolnocchi. Cerca di allungare ancora. 59 a 45, Harrington. Accoppiato con Andrich. De Vecchi, è pronto Andrich per Harrington, bloccare. Murphy, cerca una linea di passaggio, fatica a trovarla qui Jalen Harrington. Prova in qualche modo Andrich, tiro difficilissimo da tre punti, sbagliato, rimbalzo comodo invece per Usman Diop. Siamo dall'altra parte con Scott Benford, lavora pure lui sul blocco di Diop, ma ancora davvero delle difficoltà evidenti per l'attacco bianco-blu con gioca 2 che non riesce poi la chiamata arbitrale che qui va ad assegnare ancora il pallone nel banco di Sardegna. Tre minuti e 19 ancora a disposizione la squadra di Vincenzo Esposito per provare a sistemare le cose. Una fase di difficoltà del segnale che ci sta arrivando dall'Ungheria non ci permette di raccontarvi quanto sta accadendo sul terreno di gioco. Allora ne approfittiamo per fare un recap statistico della situazione. Dinamo ancora con difficoltà nella metà campo d'attacco, lo abbiamo detto a lungo, 15 su 48 complessivo al tiro, 31,2%, 4 su 21 da tre punti in questa serata finora abbastanza grigia. A Zolnocchio non sta facendo molto meglio, a dire il vero, la squadra di casa che tira con 2 su 13, che tira meglio complessivamente dal campo, 22 su 47, 46,8%, 20 su 34 da 2, poi abbiamo già parlato del 2 su 13 dai 6,75. I nomi sul taccuino sono quelli che del resto ci attendevamo alla vigilia, quelli di Strahinja Milosevic e di David Vojvoda, poi era meno atteso, ma è comunque positiva la prova finora di Zilar Bank. E noi direi che possiamo provare a questo punto a fermarci per qualche secondo, torneremo in diretta su Dinamo TV non appena sarà ripristinato il segnale che, ripetiamo, ci sta arrivando. Nuovamente in diretta su Dinamo TV dopo il time out. Vediamo se le spalle al muro, c'è la reazione da parte del Banco di Sardegna. Situazione molto difficile, meno 16, 77 a 61, si riparte con Vojvoda a gestire il possesso, a servire Harrington. La qualità del segnale è decisamente migliore, quello che ci arriva dall'Ungheria, penetrazione di Harrington, ancora extra possesso per lo Zolnocchi. Dopo l'errore c'è Milosevic che vuole attaccare Banford partendo dal palleggio, il fallo speso dal giocatore del Banco di Sardegna, sarà rimessa in attacco per lo Zolnocchi.
egész helyzetből, Tóth Ádámot kéri, Arrington egyéni akció. Con Jalen Arrington che rimette per Vojvoda, lavora sul blocco di Tot, tiro da tre punti, assegna ancora Vojvoda, praticamente una sentenza. E c'è il fischio arbitrale. Well done. Per segnalare un fallo che era arrivato prima del tiro di Vojvoda, e dunque si tratterà di semplice rimessa dal lato per lo Solnocchio Lai. Purtroppo anche l'audio arriva in ritardo e dunque non siamo in grado di sentire in presa diretta i fischi degli arbitri. Per questo motivo non è sempre semplice interpretare ciò che sta accadendo in campo. Rimbalzo di Cooley e nemmeno qui è arrivato il suono del fischio, riusciamo però a interpretare la mimica dell'arbitro. È arrivato il fallo sul pivot bianco-blu che dunque potrà andare in lunetta. Fallo è stato segnalato antisportivo su Jack Cooley. Vedete qui la segnalazione chiara. Dunque più liberi, più possesso per il banco di Sardegna, che cercherà in qualche modo di riavvicinarsi, anche se l'impresa ormai è veramente ardua. Il secondo libero di Cooley viene accolto dal canestro, 77-62. Rimessa per Achille Polonara. Gioca nuovamente la carta Spissu, Vincenzo Esposito, post basso per Polonara, ancora Spissu, palleggio, arresto di tiro dalla media distanza, soltanto Ferro, rimbalzo lungo per Benke. Chiamato il gioco offensivo da parte di Zilar Benke, che ha scambiato con Milosevic. Tot è andato a bloccare, tentativo in penetrazione da destra con errore, ma anche il fallo, in questo caso una spinta ravvisata dagli arbitri. Dunque altri due tiri liberi in favore dello Solnocchio Lai, stavolta a beneficio di Adam Tot, centro esperto, classe 1989, 106 centimetri, 7.5 punti nella sua Europe Cup, anche 2,3 rimbalzi a partita. Primo va dentro, 78-62, sempre più in controllo lo Solnocchio, il tempo che stringe, il banco di Sardegna sembra ormai destinato a lasciare il primo posto nel gruppo H di Europe Cup. Sarà poi, ovviamente, lo ricordiamo, un'altra partita da giocare contro il Falco Vulcano per chiudere i giochi questa fase della regular season. Qui Jack Cooley segna con il fallo, una giocata alla Jack Cooley, avvicinandosi con il movimento di potenza a canestro, ottenendo anche il contatto e dunque libero supplementare per il numero 45 del banco di Sardegna, che porta i suoi sul meno 14. È stata una partita semplice neanche per lui. Bello torto. 78-65, Arrington sulla pressione di Spissu sale a bloccare Tot, mano mancina per Arrington che si prende un altro blocco di Tot, palleggio, arresto e tiro dalla media. Il canestro ormai è grande come una vasca da bagno per i giocatori dello Solnocchio, che continuano a realizzare con percentuali abbastanza alte. Andremo a fare il punto anche statistico non appena ci sarà una nuova interruzione nella partita. Qui la Dinamo inizia a lavorare bene con Jack Cooley quando ormai è abbastanza tardi nella partita, pescato ancora bene nel pitturato, arriva il canestro del 80-67. Dall'altra parte lo Solnocchio cerca di lavorare ancora con Milosevic, bravo Petri a togliergli la sedia. Allora tripla aperta ancora per il numero 5 che la manda a segno, meno 10, 80-70. Attenzione perché potrebbe essere presto per lo Solnocchio per staccare la spina. Canestro di Terran Petway. Il meno 10, allora come detto e come promesso facciamo un po' il quadro di quanto è successo, mentre la regia ci ripropone il replay
La giocata dal post di Milosevic, con il pallone recuperato da parte di Jack Cooley e il contropiede. Dicevamo, Dinamo che tira finora con 6 su 29 da 3 punti, 20%, non è stata una partita fortunata al tiro, 36 dal campo, 23 su 75, mentre dall'altra parte lo Zolnocki tira col 46% dal campo, 30 su 65, 27 su 47 da 2, 57%. Durata storta però per quanto riguarda il tiro da 3 punti, soltanto 16-6. Questa partita per Vojvoda e compagni. Dinamo meglio a rimbalzo, 49 contro i 42 conquistati dai padroni di casa. Zolnocki che ha sbagliato anche 10 conclusioni a cronometro fermo, mentre tutto pronto per la ripresa del gioco dopo il time out, ultimi 2:21 di questa partita. Zolnocki che prova a difendere 10 punti di vantaggio ma perde subito il pallone, arriva il canestro rapidissimo da parte del banco di Sardegna con Achille Polonara. Attenzione perché non è ancora finita, meno 8, 80-72, prova la rimonta come nella partita d'andata la Dinamo. Zilar Benke trova Murphy, si fa vedere Harrington che poi riceve il pallone in punta, è pronto per il blocco tot, step back, tiro dalla media, ancora Jalen Harrington come nella partita d'andata ad accendersi nelle fasi decisive della partita per regalare ancora il più 10 allo Zolnocki. Terran Pathway per Scott Benford, palleggio, arresto e tiro da 3 sul secondo ferro, poi vola a rimbalzo Vojvoda che riesce a servire il compagno e anche a prendersi il fallo a 1:33 dalla conclusione. Più 8 ovviamente, non più 10 per lo Zolnocki, come vedete nella grafica, 80-72 è stato il fallo speso dal banco di Sardegna e c'è stato il quinto di Jack Cooley che dunque ha terminato qui la sua partita. Vojvoda segna il primo tiro libero, inizia a congelare il successo dello Zolnocki. Dentro anche il secondo per Vojvoda. Spissu a riprovarci invece per la Dinamo, lontano da canestro, riceve Polonara in punta per Banford, la partenza contro Harrington, step back, tiro da due a segno, gran giocata qui per Banford, prova a crederci fino alla fine la Dinamo. Benke prova a smarcarsi, riceve in punta Harrington, 1:10 da giocare. Il blocco granitico di Tot, prova a contenere qui Magro, Harrington scarica sotto Benke, altro attacco perfetto da parte dello Zolnocki, scarico sotto e canestro per Tot, quindi Magro dall'altra parte cerca di controllare il corpo dopo la ricezione vicino a canestro, non realizza e allora iniziano a scorrere una volta in maniera definitiva i titoli di coda sulla partita con lo Zolnocki Olaj che andrà a prendersi il primo posto nel girone H di FIBA Europe Cup. Qui Harrington ha fatto il passo d'incrocio, è andato a trovare il fallo, l'applaude il pubblico della Tisa Ligeti Sports Hall di Zolnocki per questa gran prestazione dei propri beniamini. Zolnocki ancora stregata per la Dinamo, era già successo in passato in Champions League. Questa squadra che si rivela ancora un osso duro, insomma, per i colori bianco-blu. Jalen Harrington sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Qualificazione che ricordiamo è già in tasca per il banco di Sardegna, ma Esposito voleva il primo posto, lo voleva tutta la Dinamo che senz'altro ora di che riflettere dopo questa prestazione in terra ungherese. Ovviamente si gioca fino alla fine, all'ultimo possesso con Marco Spissu.
Ora ha chiamato il gioco d'attacco, gioca due con Polonara che poi perde la maniglia, ed è questa un po' la fotografia della prestazione odierna del banco di Sardegna, che si appresta a salutare l'imbattibilità in FIBA Europe Cup. Finora era stato un percorso netto a partire dal preliminare contro il Benfica, soltanto vittorie, quella adrenalinica molto bella dell'andata contro lo Solnoki, quelle facili poi contro Falco Vulcano e Leicester. Ora arriva la prima sconfitta, finisce col punteggio di 87-74 in favore dello Solnoki Olaj. Dunque ora è al comando del girone. Riepilogo statistico prima di chiudere: 23 come all'andata, curiosamente, per Vojvoda, con 9 su 14 complessivo dal campo in doppia cifra. Anche Andrić positivo con 13 punti, 5 rimbalzi, 16 per Milosevic. Dall'altra parte, per il banco di Sardegna, sono stati 16 per Jamie Smith, doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi per Jack Cooley, 15 con 6 rimbalzi e 4 assist per Scott Benford, e poi in doppia cifra anche Terran Petway con 12 punti. E tutto per questa diretta su Dinamo TV. Io ringrazio Mauro Farris, che per Diretta Sport ha curato la produzione di questa partita. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly. Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.